Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo 13esimo episodio di Pokémon Mega Power. Nello scorso, dopo aver evoluto i due nuovi componenti del team, abbiamo battuto la terza palestra di tipo folletto ed oggi proseguiamo per questo percorso. Come ricorderete, abbiamo anche ottenuto Spaccaroccia dal ninja strano e quindi possiamo proseguire. Allora, vediamo un po' che si trova di qua, ma tipo degli strumenti in queste zone qui, niente. Wow, ciao. Ok, no, non ti voglio. Schido. No, volevo vedere se c'erano dei Pokémon. Sì, ok, dai, no, niente. Anche perché vorrei un Pokémon di tipo elettro, perché come potete vedere il team senza un Pokémon di tipo elettro non è molto completo. E ne vorrei uno non mainstream, quindi speriamo di ottenerne uno decente. Allora, qua c'è una lotta in doppio che io ho intenzione di fare, perché come vedete l'ombre e Panzer sono a un livello più basso degli altri e sarebbe il caso che li raggiungano. Qua abbiamo, beh, ma vinco, dai. Oh, Nature Power, Flame Wheel su Simi Sage. No, grazie. Grazie, veramente. Io ti voglio bene. Dai, cazzo, però. Allora, High Jump Kick su di lui. Ok, a casa, perfetto. Ma hanno già shottato il Pokémon, ma non ci credo. Ole, giù anche lui. Raga, meno male che c'è Medicham. Meno male che c'è lui. Io ve l'ho detto che è devastante sto Pokémon. Deve solo imparare una mossa di tipo... non so se... forse in terza gen non esistevano le mosse fisiche di tipo psichico, che diciamo è una pecca, perché come saprete Medicham è fisico. Però guardate High Jump Kick quanto cazzo fa, cioè non è devastante di più. Il top sarebbe insegnargli Drain Punch, in modo da fargli recuperare anche la vita, però nella vita non si può avere tutto. Allora, proseguiamo e direi... che cazzo era sta roba? Direi di proseguire, appunto. Allora, lì vedo un tizio qua... no, no, vado retro, Satana, via, non ti voglio vedere. Neanche a te, via, che cosa brutta che ho visto. Dai, veloce, sfidami, elegantone. Cast form, beh, l'ombre, cioè, adesso non vorrei dire, ma cast form in teoria... guardate, non gli fa niente, è impressionante. A parte che non impara mosse di tipo acqua, e la cosa mi sta facendo altamente girare i maroni. Però, cazzo, fagli male, Cristo. Take down, vabbè. Allora, switchiamo e mandiamo dentro Panzer, vediamo cosa riesce a fare. Sto bastardo ha fatto send attack, ancora send attack. Ole, giù, perfetto. L'ombre è livello 36. Panzer non sale, la cosa non mi piace. Ah, ok, il numero di telefono. Pensavo che mi stesse dando qualcosa di importante. Un pescatore! Eliminiamolo. Scherzavo. Panzer, ritorna. L'ombre, è il tuo momento. Ok, scherzavo, non è il tuo momento. Manderei Medicham. Medicham con confusione. Vedete, confusione non gli fa praticamente niente. Cioè, gli fa di più ai jump kick, che è una cosa assurda, ma è così. Tentacruel e mi tocca switchare. Direi di mandare Vibrava, che in questo caso con Sand Tomb dovrebbe riuscire a fare male. No, fa un cazzo ovviamente. Acido. Ok, no, vabbè, ce la caviamo, dai. Ole. Perfetto. Ah, cazzo, ne è un altro. Pensavo di essermela cavata così. Evidentemente non è così. Bene. Chi mando? Mando Ninjask, direi. Con Ninjask facciamo uno Slash e andiamo di Slash finché non crepa male. Slash di nuovo, Dragon Rage, infame, cut, perfetto, perfetto. Sì, sì, non ci credo, raga, non ci credo, non serve la pietra. Benedetto sia il Signore. Benedetto sia il Signore, si è evoluto al 36. Dio esiste forse, vuole imparare Fossa, ma te lo insegno subito al posto di Fury Swipes. Non ci credo, raga, che cosa bella. Mi ha rallegrato la giornata. Veramente. Ero sul punto di depositarlo, invece sei voluto. Grazie. Ogni tanto dubito della mia non cristianità. Oh. Delle statistiche degne di essere chiamati tali. L'ombre, manchi solo te, io te lo dico. Te lo dico con tutto il bene che ti voglio, manchi solo te. Manca solo ludicolo. Appena c'è la pietra, tac, a posto. Io direi di sperimentare un po' però la sua potenza. Adesso abbiamo anche Dig, quindi se abbiamo i problemi con le grotte, diciamo, ciaone.
Sfidami anche tu, vediamo un po' chi hai. Un Wilmer, vabbè, si mi serve, non è molto. Che sprite di merda però, oddio. Sembra più drogato di quanto non lo sia già. Madonna. Allora, pensiamo a questo Wilmer. L'ombra te la stai cavicchiando bene con Absorb. E ancora Absorb, dovresti vergognarti. Ok. Ovviamente immagino che per l'ombra non sarà la stessa cosa. Lui si evolverà tramite pietra. E la cosa mi preoccupa un po', perché se non si trovano pietre io sono nella merda. Proprio pesantemente però. Medicham livello 38, qua manda in campo un Blastoise. Io ottengo Medicham, raga, perché è l'unico che può fare qualcosa. Come vedete è devastante e confusione non fa niente però. Questa è la pecca, decisamente. Ok, battuta anche questa nuotatrice. Qua abbiamo una Pokéball, Rare Candy, perfetto. Ci tornerà utilissima, spero. E vabbè, proseguiamo con la buona scimmia. Sfidiamo anche questa qui che manda in campo un Haunter. Allora, andiamo di Bite. Bravissimo Simisear, perfetto. Excadrill. E qua abbiamo... Volevo utilizzare Flame Wheel. Ecco, forse è un pochino meglio. Manda in campo Gogoat. Sintesi, ma vattelo a pigliare nel culo, via. Tu hai la tua sintesi. Livello 37 per Simisear. Manda in campo Jolteon. Noi mandiamo l'ombre. L'ombre... critical. Ho miscliccato. Stavolta è colpa mia. Double kick di nuovo, Nature Power. Guardate che non fa niente l'ombre. Raga, io lo porto avanti per un po' l'ombre. Se poi vedo che non trovo le pietre, non si evolve, robe così, lo deposito, perché diventa davvero eccessivamente scarso. Cioè, una roba impressionante. Già adesso, non vedete che non toglie niente. Imparasse delle mosse, voglio dire. Vabbè, non le impara. Tu stai facendo cose brutte, non mi piace quel movimento avanti e indietro ondeggiante del corpo. Ah, sei un nuotatore, stai facendo stretching, a posto. Ice Ball, perfetto, fallisce, Slash, Body Slam, ma vaffanculo. Tanto sono più veloce, pure paralizzato. Via, a casa anche tu. Ole, grande Ninjask, grande Ninjask. Vuole imparare agilità, ma non mi serve, c'ho già Speed Boost. Mi pare si chiami così. Allora, qua tiamo davanti Simisear, che è l'unico normale della squadra. Però è un pescatore, aspetta. Forse non è il caso. Mandiamo l'ombre, magari. Oh, Good Rod, scusatemi, che pronuncia del cazzo. Abbiamo ottenuto l'amo buono. Ottima cosa. Non mi interessa che ti ha lasciato la fidanzata. Voglio batterti. Flame Wheel e non faccia niente. Lui invece ci ara male. Bene. Allora, mandiamo l'ombre e... Ti prego... Dai, ma fai schifo, fai... Vibrava, Bite e via. Comunque tra un po', cioè... Dio, tra un po'... Tra... fatemici pensare... Oddio, tra 7 livelli si evolve anche Vibrava in Flygon. Ve lo spoilero, si evolve al 45. Così almeno avremo... Un Pokémon veramente, veramente forte, ve lo assicuro. Intanto è morto. Gliel'ho guffata. Dice che è un Pokémon veramente forte. Muore. Ci sta il meme. Allora, qua. Io continuo a cercare in sti buchi qua gli strumenti, però. Vi giuro su Dio, non l'ho fatto apposta. E no, non prenderò Electric come tipo elettro, è troppo mainstream. Dovrei curarmi i Pokémon. Quando è che io ho trovato Aerial Ace? Scusatemi. Però lo devo tenere per Flygon, perché lo voglio insegnare a lui. Allora, diamo questo a lui e poi direi di fare una bella cosa, cioè dare un sacco di pozioni a Medicham e iniziare a battere questa tizia qua. Ma non me ne frega un cazzo, ma sfidami! Oh, Mewile, perfetto, l'unico Pokémon a cui non posso torcere un capello. Faint Attack, High Jump Kick e a casa. Voglio la fottutissima mega pietra di sto coso. La voglio adesso, tipo. Confusion è a casa. Livello 39 per Medicham. Manda in campo Explode. Che problema c'è? Via anche lui. Potrei allenare solo Medicham e battere tutti. Io ve lo dico, Questa è Elena. No, è Ricky. Attenzione, incredibile. Rivelazioni. Allora, io qua ho una... Ho un revive, semmai. Che darei all'ombre, perché voglio fottutamente allenarlo. E sperare che... Spero che impari una mossa decente. Dove scappi?
quella. Ok. C'è una donna, un'anziana signora più avanti che è tipo. È molto loquace. E va bene, non mi interessa. Non so perché tu me l'abbia detto. Non mi interessa perché tu me l'abbia detto. Non mi interessa nemmeno quello che mi hai detto. Sarai tu la. Ok, lo so. E. Siamo arrivati alla Lega di Vara. Ma che cazzo, ma perché? Allora, calma, fatemi controllare la mappa, cioè. Perché la cosa mi sembra un pochino strana. Tostiamo. Oh, qua c'è la Ivara League, ma noi non possiamo andarci, giustamente, perché. Parliamo un po' alla gente. Sì, li alleno. Aspettate, questo qua vuole darmi un Pokémon. Vado a depositare Aaron, raga. Chissà che non sia un membro per il oh, questo qua è la ricerca dei fossili. Vediamo un po' chi vuole darmi. Torchic. Purtroppo oltre ad essere mainstream è a livello 5, io di allenarlo non ho molta voglia. Comunque, cioè, nel senso, almeno vi faccio vedere dove trovare gli starter, così se vi interessano potete fare delle scelte migliori delle mie conoscendo il gioco, ecco. Qua abbiamo tu parli di uno Starly, non mi interessa. Tu parli di una Silk Scarf che era stola scelta. No, era. Oddio mio, non mi ricordo. Ok. Se mi date qualcosa bene, se no me ne vado, sappiatelo. Che cazzo ci fa una nonnetta qua a lavorare a. Davvero? Che bello. Una Maura che andremo a depositare. Yeah. Yeah, davvero. Speravo davvero in qualcosa di più. Ma vediamo un po' cosa. Niente. È una città inutile. Sì, lo so che la Lega, l'ho visto nella mappa. Non è che me lo devi dire. Tu sei. No, io non ci vado da quel. Cazzo. Chi è? Ti sto aspettando. Va bene, ok, arrivo, dai. Ho capito. Mi sono curati i Pokémon, vero? Sì. L'ombre, dai. Vieni dentro, ti dirò tutto. No, ti ho detto tutto prima, scusatemi. Ti piace questo laboratorio? È ottimo per te, vero? Che cosa intendi dire? Il mio capo mi ha detto di darti le chiavi di questo laboratorio. Ha detto che è per te, come dono, ma perché? Rispondere alle tue domande non è il mio lavoro. Comunque, il capo ha detto che. Che hai avuto delle esperienze nella ricerca della mega evoluzione. Il mio capo sa che sai mettere a posto tutto in questo laboratorio. Fai del tuo meglio. Fai tutto quello che vuoi in questo laboratorio. Cosa? Aspetta. Ricerca strumenti, ok. Abbiamo tutto ricerca strumenti. Lo lascio qui. Ci vediamo dopo. Riparare le macchine di questo laboratorio. In questo laboratorio per me. Ma. Perché? Ma che. Ok, ci hanno dato tipo un laboratorio a caso. Ehi. Allora io. Do sinceramente per scontato che adesso io devo utilizzare ricerca strumenti per trovare uno strumento nascosto che mi ripari queste. Cioè. Che devo fare? Nope. Nope. Ma. Esatto, infatti dobbiamo. Mettere a posto prima le macchine. Che cosa dovrò fare? Non lo so, sinceramente. Io penso che se ci abbia dato ricerca strumenti perché ne abbiamo bisogno. Però è solo un'idea. No, però mi dice nope. Qua. Oh, perfetto, raga. Ho fatto qualcosa che non conosco. Ok, perfetto. Si sono messi a posto alcuni sistemi. Ok, abbiamo messo a posto questa macchina.
queste macchine. Questo è ancora rotto però. Questo creepy. Perfetto, abbiamo messo a posto anche questa roba qua. Ok, forse power A is working. Power A is working. Questo pure sta lavorando. Aspetta, scusi, mi dispiace. Che tipo di... che tipo vuoi? Una normale? Oh! Non ho capito. Allora, calma. Raga! Raga! Mega Medicham! Mega Medicham, ragazzi! Mega Medicham! E adesso si vanno a fa... Dio! Che sprite di merda! Sembra un cazzo di mimo! È orribile, però è pur sempre... Questa qua è per riportarla alla forma normale. Molto, molto interessante questa cosa. Ma le ho messe a posto? Le ho messe a posto? Oh. Adesso ho messo... Oh, cazzo. L'ho visto... L'ho visto nei pragi, ma come ha fatto a scappare? Wow, sei di nuovo tu. Dimmi, scienziato, qual è il tuo nome? Creepy è un bel nome. Aspetta, sei Creepy? Devo parlare con te. Ascoltami, se incontri Casper di nuovo, digli di essere... digli di fare attenzione. Perché? Perché? No, niente. Devo dirti tutto ciò più tardi. Forse non dovrei parlare a nessuno di tutto ciò. Non hai bisogno di saperlo. Comunque, chiamami Jacob. Jacob, è questo il tuo nome? O forse... è solo un nome in codice. Sei una spia. Hey, hey. Devi avermi frainteso. Non sono una spia. E Jacob è il mio reale nome. Ti sto dicendo la verità, Creepy. Sembra che tu non ti fidi di me. Ehi. Ti fideresti un po' di più di me se ti affrontassi... Ma perché? Così a caso? Ma che cazzo vuol dire? Ti fide... Dio, che livelli! Cazzo! E io come lo batto? It's glowing. Raga, chiunque mato muore. Cioè, posto, ciao, è stato un piacere, l'ombre, cazzo devo dire. Raga, sono nella merda. Raga, è tipo fortissimo. Mega Medicham è tutto nelle tue mani. Gudra, cazzo, anche questo qua regge come un matto. L'ho shottato. Psycap, perfetto, cos'è? Ah no, è Psycamisu, non me ne fotte un cazzo. Charizard X, perfetto, è arrivato quello scarso, raga. Mandiamo Vibrava, vediamo cosa riusciamo a fare. Facciamo tipo un Sand Tomb. No, un cos'è che è? Sand Tomb, scusatemi. Almeno lo intrappoliamo in un vortice, magari riusciamo a combinare qualcosa. Ma andiamo ancora a Mega Medicham. High Jump Kick. Vai giù, ti prego. Sì, sì, cazzo, sì. Conkeldurr. Giù anche lui. Madonna, quanto è forte Mega Medicham. Basta, io me ne vado. Raga, gli ho sweepato il team. Quando vi dicevo che Mega Medicham è fortissimo. Quando ve lo dicevo, cosa intendevo? Questo intendevo. Rilassati, non sono una spia. Perché non mi credi? Guarda, sto andando a visitare i miei vecchi amici che vivevano in Hula Town. Lasciami andare adesso. Ricorda le mie parole. Non è una spia, Jacob. Penso che debba ricordarmi questo nome. O forse nome in codice. Oddio, cazzo, sono successe tantissime cose. E la parte finisce qua, ovviamente. Mamma mia.
No, stavo controllando se per qualche arcano motivo magari vendevano le pietre, però qualcosa mi dice di no. Quindi, niente, signori, la parte finisce qua. Io spero che vi sia piaciuta. A mio parere è stata piena di eventi stupendi. E, come al solito, lasciate un like e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. E noi ci becchiamo in un prossimo video.